cielo c'è, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è un grido di speranza che infonde mi costanza nel gaudio e tra i dolor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo pellegrini. Siamo in cammino, ci sentiamo profondamente chiamati, convocati in questa Eucaristia dalla parola del Signore, dal pane che diventerà il suo corpo, e lo siamo qui in questo luogo dell'apparizione, dove la Madonna ci ha invitato a seguire il suo Figlio Gesù. In questa messa chiediamo di continuare a peregrinare nella nostra vita, nelle parrocchie, nei paesi dove il Signore ci ha chiamato a vivere. Ci prepariamo alla celebrazione dell'Eucaristia riconoscendoci umilmente peccatori. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La parola di Dio che ci è stata consegnata oggi suggerisce alcuni spunti di riflessione per la nostra vita da pellegrini. Nella prima lettura dal libro dell'Apocalisse, l'autore dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Siamo giunti i pellegrini qui a Fatima per portare qualcosa di nuovo dentro la nostra vita, e questo qualcosa di nuovo non è un vestito nuovo, qualcosa di esteriore, ma deve essere una fede rinnovata. Ed ecco, mi piace sottolineare questa fede rinnovata attraverso due categorie che oggi, in modo particolare tra i giovani, sono molto sensibili: il tema dei volti e il tema delle storie. I volti. Nella vita di Gesù, la sua attenzione verso i volti delle persone è molto accentuata.
Se pensiamo anche solo all'episodio di Zaccheo, Gesù entra in Gerico con tantissima gente, tutti lo cercano, tutti vogliono toccarlo, tutti hanno una preghiera, una supplica da portare, eppure la sua attenzione, il suo sguardo è su quell'albero di sicomoro e dice a Zaccheo: scendi giù, oggi voglio entrare in casa tua. Ecco, anche in questo luogo Maria sull'albero, sul leccio, ha guardato a tre pastorelli. Poteva scegliere tantissime altre persone, ha scelto tre bambini, forse perché più capaci di meraviglia, di stupore. Ma anche Maria ci rivela questa attenzione ai volti, questa attenzione alle persone. Viviamo in una società così accelerata dalle cose da fare che tante volte non c'è più tempo neanche di guardarsi in faccia. Ascoltiamo quello che passa dentro la nostra testa, ma non siamo capaci di guardare la vita delle persone. Diventiamo indifferenti. Papa Francesco tante volte ci ha messo in guardia di fronte a questa malattia della indifferenza globale. E poi accanto ai volti, storie. Quante storie abbiamo ascoltato in questi giorni di pellegrinaggio. Storie di incontri, storie di fatiche, storie dove ognuno è venuto a portare davanti al Signore attraverso l'intercessione di Maria, quello che abita profondamente il proprio cuore. In queste storie ci sono tante possibilità di racconti. C'è una possibilità che è molto veloce. È quello che Gesù dice sulla croce alla madre e al discepolo che lui amava. Una frase brevissima. Ecco tua madre, ecco tuo figlio. Anch'io penso che oggi nei racconti che ci facciamo l'un l'altro davanti al Signore, quando portiamo le nostre preghiere, non c'è bisogno di dire tutto, basta l'essenziale. Un racconto che sia veritiero e portatore di quello che abita veramente il nostro cuore. Dall'altra parte troveremo l'ascolto, l'accoglienza. Nella misura in cui, come dicevo all'inizio, saremo capaci di accogliere questo nuovo che il Signore oggi ci offre. È un tempo di grazia, è un tempo di conversione, è un tempo di preghiera. È un momento eccezionale questo del pellegrinaggio, ma deve diventare il carburante, diciamo così, il depositum che ci aiuterà a pregare, a convertirci, a cambiare vita nel quotidiano del nostro paese, delle nostre parrocchie.
Sorelle e fratelli carissimi, eleviamo con fiducia la nostra preghiera al Signore affinché per l'intercessione di Maria, Signora di Lourdes, di Fatima, sorelle e fratelli, in comunione con la Vergine Madre, chiediamo che le potenze del male e della morte non schiaccino il progetto di salvezza che il Padre ha inaugurato nel suo Figlio, il Signore della vita che ha vinto la morte. Preghiamo dicendo insieme: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa, perché continui con coraggio l'annuncio del Vangelo e la buona notizia della risurrezione, vinca il male e il buio che avvolgono la storia dell'umanità. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per il Vescovo Francesco e i sacerdoti della nostra diocesi, perché siano sempre seminatori di pace e cerchino con coraggio la concordia nelle comunità. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i fratelli che si attardano nel male e non cercano Dio, perché la testimonianza dei credenti li apra alla misericordia e all'amore di colui che vuol salvi tutti gli uomini. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi pellegrini e qui riuniti in assemblea, perché secondo il comando del nostro Maestro e Signore, preghiamo sempre, senza stancarci, supplicando il Padre per la riconciliazione e la pace di tutto il mondo, preghiamo. Venga il tuo regno. Basta, basta. Un attimo di silenzio nel quale ognuno di noi rivolge al Signore la propria preghiera. Signore Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, ascolta la preghiera della tua Chiesa che, insieme alla madre del tuo unigenito Figlio, ti invoca per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva la prima di questo sacrificio, la lode e il gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria di Fatima, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diciamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Vangelo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento di amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre,
della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A Dio che ci è Padre, che da pellegrini ci mostra il suo volto e ci racconta la sua storia di salvezza, a Lui ci rivolgiamo con la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siamo noi perché invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
giorno fai, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria quale madre del tuo Figlio e della Chiesa alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, Don Cesare, che presiede l'Eucaristia, che l'ha animata con la sua parola, benedice anche gli oggetti religiosi che avete portato. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Trovandoci in questo luogo benedetto dove la Vergine è apparsa, innalziamo a lei una preghiera di consacrazione. La recitiamo noi sacerdoti anche a nome vostro. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale. Sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Uniti alla tua fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedice Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie.